nel Mahabharata, Yudhishthira, il fratello maggiore dei cinque Pandava, si trova a dover rispondere a delle domande di uno Yaksha. E le ultime tre domande io te le vorrei rivolgere a te. E le tre domande in questione sono: di tutte le cose della vita, qual è la più stupefacente? Parlando per quello che mi riguarda, è la vita che è stupefacente in tutte le cose. È che noi, a seconda dei nostri limiti, siamo capaci di stupirci soltanto di qualcosa, mentre qualcos'altro la diamo per scontata. E per tornare a quello che si diceva prima, quando abbiamo trasformato qualcosa in un concetto o in uno schema, crediamo che sia tutto lì. E allora perdiamo la capacità di stupirci di fronte a quella cosa. Per esempio, spesso noi non ci stupiamo più delle persone che ci stanno più vicine, i nostri familiari, i nostri cari. A volte li diamo per scontati, no? Ce ne siamo fatti un'immagine e siccome li pensiamo, crediamo di conoscere queste persone, quando le vediamo già compare l'immagine che ce ne siamo fatte e quell'immagine non gli dà nessuna possibilità di essere viste veramente, come sono adesso, non ieri o 2 minuti fa. Quindi diciamo che la vita è una meraviglia continua per me, solo che appunto quando si costruiscono questi schemi e questi concetti tendiamo a vedere quelli, la mappa invece del territorio. Allora la mappa già la sappiamo a memoria e allora non ci stupiamo più, ma lo stupore, la meraviglia è l'essenza di ciò che è vivo. Chi è realmente felice? E aggiungo io, in più della domanda che aveva fatto lo Yaksha, che poi in realtà non era altri che Yama, il dio della morte e della giustizia, tra parentesi padre putativo di Yudhishthira. Chi è realmente felice e cosa è la felicità? Io faccio una differenza fondamentale fra il piacere e la felicità, intanto. Quindi la felicità non è il piacere. Che cosa voglio dire? Che quando proviamo piacere è perché c'è uno stimolo che lo produce in noi e poi c'è una nostra riverbera, ovviamente, a questo stimolo. Ha bisogno di uno stimolo esterno, diciamo così, il piacere esterno. Per modo di dire, insomma, rispetto al piacere stesso. Quindi, se voglio il piacere di un buon cibo, devo avere del cibo da mangiare. Il piacere di fare l'amore, devo avere un'altra persona che fa l'amore. Il piacere di ascoltare musica, ci devono essere dei suoni. Il piacere di conversare con un amico, ci deve essere l'amico. C'è poi il piacere di conversare con se stessi. Anche questi pensieri, però, ci vogliono dei pensieri. Quindi, ci vuole qualcosa che produca il piacere. E quindi il piacere può essere più o meno intenso a seconda dell'intensità dello stimolo e a seconda dello stato del recettore del piacere. Ecco, invece, se noi ci chiediamo che cos'è la felicità, quando abbiamo avuto esperienze in cui ci siamo sentiti felici, accade nella vita. Se noi dovessimo tradurre il pensiero sotteso a queste esperienze di essere felici, quando uno è felice pensa: ecco, adesso non ho bisogno di nient'altro, non manca niente, non manca niente, ma mi va, questo è quello che mi va bene. Allora sento che sono felice, non mi manca niente. Quindi è un senso di completezza e la felicità è il profumo, la fragranza che emerge da un senso di completezza. E il senso di completezza non ha bisogno di particolari stimoli. Può avvenire in momenti dove non abbiamo fatto niente di speciale, dove non c'è uno stimolo che ci eccita, ma semplicemente sentiamo questa completezza dentro di noi. Io credo che questa completezza ci sia sempre, per il semplice fatto che noi in realtà crediamo di essere tanti io separati, ma la separazione in questo universo così intrecciato è impossibile.
E quindi nel momento in cui noi ci convinciamo di essere soltanto un io separato e tracciamo un confine fra dove finisco io e dove comincia tutto il resto, è chiaro che a quel punto mi sento molto piccolo, molto in un universo altro da me, che può minacciarmi o che posso desiderare. E allora questo senso di incompletezza che nasce nel momento in cui cominciamo, quando diciamo io, a credere che sono soltanto questo corpo-mente separato da tutto il resto. Allora questa diciamo auto-imprigionamento in un concetto di me, produce un senso di mancanza, un senso di insoddisfazione, di incompletezza e anche a volte di indegnità. A volte pensiamo che siamo incompleti per colpa nostra. E da qui nasce una ricerca della totalità, una ricerca della completezza perduta. E se la cerchiamo, vuol dire che qualcosa dentro di noi sa che cos'è. Perché in realtà, secondo me, non l'abbiamo mai persa. Abbiamo creduto di perderla. Un po' come quando uno sogna di stare in prigione. Sogna di essere in prigione e finché si trova dentro l'illusione del sogno, è convinto e cercherà la libertà, ma quando si sveglia non è che dice sono scappato, dice non sono mai stato in prigione, persino quello lì che credevo di essere il prigioniero non ero veramente io, e quindi da questo punto di vista ero sempre libero, solo che sognavo di stare in prigione. Così noi in questa nostra guscio, in questa bolla egoica che ci siamo creati intorno, pensiamo di essere incompleti, ma la completezza è sempre lì. Però a volte, anche nella nostra bolla, qualcosa si sospende, certi momenti il confine fra me e tutto il resto svanisce, e allora ecco che emerge con il senso di completezza quella felicità che è sempre lì. Quindi chi è felice? Da un certo punto di vista tutti, perché questa felicità ci riguarda tutti, ma pochi se ne accorgono. Nel pensiero orientale, sia cinese che indiano, questo punto si può allargare, è centrale il concetto di via, di Tao, oppure in India di Marga. Che cosa si intende con questo termine? E soprattutto per te c'è una via? Parlare un po' di Marga, per esempio, e di Tao, non so fino a che punto... Noi lo traduciamo con via, tutte e due, ma è un po' diverso, credo. Nel senso che noi per via possiamo intenderci un modo di scorrere delle cose. La via è il divenire di questo universo. Oppure per via intendiamo un sentiero che deve portare a una meta. Marga in genere vuol dire questo. Ecco, allora dipende dai punti di vista, ci sono dei modi di vedere le cose in cui la via è senza via, cioè la via è l'universo stesso, e invece ci sono altri modi in cui si dice no, se tu ti metti lungo un sentiero, fai X, Y, Z, ti avvicini progressivamente alla meta che è la felicità e quindi la completezza di cui parlavamo. Io personalmente preferisco la prima formulazione che non questa, perché secondo me, appunto, essendo evidente, e questo non solo dal punto di vista di quello che dice la scienza, studiando soltanto l'aspetto visibile dell'universo, ma anche quello che dicono i mistici, nell'universo non esistono reali separazioni. Cioè noi non possiamo separare una cosa dall'universo, perché quella cosa, per esserci, ha bisogno di tutto l'universo. La mela che sta appesa a un ramo dell'albero è venuta fuori e viene fuori dal ramo, che è venuto fuori dall'albero. E l'albero, il ramo e la mela sono fatti letteralmente del nutrimento e dall'acqua che sale dalla terra, che è fatta della nuvola che ha fatto piovere l'acqua, che è fatta dal sole che ha fatto evaporare il mare per fare la nuvola. Cioè noi quando prendiamo una cosa che noi pensiamo sia isolata nell'universo
e la guardiamo in profondità, questa cosa è fatta di tutto il resto. È il nome che diamo a un processo indivisibile, che è quello dell'universo. Per cui in un momento quel processo lo chiamiamo un ramo spinoso, dopo qualche giorno lo chiamiamo una rosa, dopo qualche giorno lo chiamiamo immondizia, ma in realtà la diversità è solo nei nomi che diamo a qualcosa che non può essere isolato in tre cose diverse e che non può essere isolato da tutto il resto. Quindi, essendo l'universo un tutto integrato senza separazioni, è chiaro che quella completezza di cui parlavo prima, il tutto, eccolo qua. Cioè, io sono io, ma sono anche il tutto che appare come me. Alcuni pensano che siccome noi siamo tutti coscienti, per esempio, e non possiamo, non stiamo fuori dell'universo, ma siamo un frutto dell'universo, e vista la non separazione di tutto questo, questa stessa cosa si può descrivere così, che l'universo è un sistema autocosciente che osserva se stesso attraverso ciascuno di noi. Ecco, allora, se il tutto è sempre qui, pensare che possa esserci un sentiero da percorrere che in futuro mi porterà a raggiungere il tutto è abbastanza irrealistico. Cioè, dovunque andiamo siamo sempre il tutto, perché il tutto c'è. Se è tutto, deve includere già il punto di partenza e colui che percorre il sentiero, sennò quello sarebbe l'unico sfigato che sta fuori di un quasi tutto che non è tutto, perché ci manca lui. Quindi l'idea di un sentiero progressivo che nel tempo mi avvicini a questa meta del tutto lo trovo contraddittorio. Se per via intendiamo qualcos'altro, allora se per via intendiamo il modo di essere e di scorrere delle cose, allora questa è un'altra questione. Mi colpisce il fatto che il Tao, per esempio il concetto di Tao, nel primo verso del Lao Tse, che sarebbe appunto uno dei testi, il testo radice del taoismo, nel Lao Tse, per ideogrammi naturalmente il cinese, scrive qualcosa che si potrebbe tradurre così: il Tao che è il Tao non è l'eterno Tao. Ora, siccome Tao vuol dire tante cose, uno dei modi di tradurlo può essere la via che è una via non è l'eterna via. E cioè, detto ancora in maniera più esplicita, una via che può essere percorsa non è la via vera. Allora troviamo una strana assonanza fra questa possibile traduzione, fra le tante, no? La via che è una via percorribile non è la vera via. Possiamo trovare un'assonanza con quella bellissima frase di Jiddu Krishnamurti quando dice Truth is a pathless land, cioè la verità è una terra senza sentieri, perché è ovunque. E pensare di dover fare un sentiero significa non accorgermi che è già qui.